Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Mi raccomando, prima che inizi, lasciate un bel like, iscrizione, commentino, attivate la campanellina per non perdere più nessuna notifica di questi video che vi porto. Mi raccomando, in descrizione sono tutti i link che vi servono per seguirmi, anche quello di Instagram e TikTok, quello di Luigi, ovviamente quello che vi porterà nel mio canale dove tratto solo esclusivamente i giochi Supercell. Stiamo ricordando anche lì da lunedì 13 giugno dove saranno i contenuti news sul calciomercato dell'Inter. Mkhitaryan, Lukaku, Dybala, Bremer, tutti questi giocatori qui oggi tratteremo con molta calma. Partirei subito con Dybala, proprio sulle parole che ha detto Marotta. Sapete che su web è spopolato molto quel video dove l'amministratore di Dybala è andato nella sede dell'Inter per stabilire un contratto. Leggiamo questo articolo. Mi raccomando, io leggo sempre questi articoli su OneFootball, un'applicazione diciamo molto conveniente per voi. Non si dicono mai stronzate, i fatti sono sempre reali. Seguitela per stare sempre più sulle partite, news e novità del calcio mercato. Sentite che cosa dice Marotta. Fatto il primo passo completo per portare Dybala all'Inter, stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter. Fino a qui ci siamo, l'Inter merita di essere competitiva. Il lavoro mio, di ausilio e Bacchine Verde, ha proprio di concludere tutto il mese di giugno, cioè di concludere il calciomercato nel mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la miglior squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concreto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente. Quindi spendere meno ma spendere bene. Così l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del tema che sta scaldando queste settimane. Il calciomercato, la finestra dei trasferimenti non è ancora aperta, ma il club nerazzurro è al lavoro in entrata e in uscita per allestire la miglior squadra possibile. Diversi sono gli uomini che lasceranno, da Vidal a Sanchez, passando proprio per Vesino. Questi tre dovrebbero lasciare l'Inter. Mentre l'entrata è praticamente chiusa, l'operazione che porterà praticamente questo giocatore qui essenzialmente. Scusate, mi sarei aperto un altro video. Mkhitaryan, secondo me questo è un ottimo acquisto, perché in panchina questo giocatore è molto forte, poi se entra ancora di più. Non solo, si lavora anche per l'ingaggio al zero del Paolo Dybala, oltre per l'acquisto del centrocampista dell'Empoli Aslani, che ne parleremo, e del difensore del Toro Bremer essenzialmente. E questi sono tutti gli acquisti che potrebbe fare l'Inter. Partiamo proprio parlando di quello di Dybala. Qua ho trovato subissimamente la notizia di Dybala. Dybala continua a trattare con l'Inter per un sempre più possibile trasferimento. L'incontro di mercoledì nella sede azzurra ha messo a punto, vale a dire, un'offerta ufficiale di Marotta. L'Inter ha proposto per Dybala 5,5 milioni più bonus per arrivare a 7, e questa sarebbe un'ottima offerta per Dybala, mentre magari con la Juventus poteva firmare un prolungamento da 10 milioni più bonus compresi. Allora, già il fatto che l'agente di Dybala è venuto nella società per trovare un accordo, già questa è una cosa magari che ci fa riflettere. Forse Dybala sta vicino qui all'Inter, e sicuramente non sarebbe una brutta cosa. Un giocatore molto forte che insieme ovviamente a Lautaro e possibilmente Lukaku sarebbe, raga, una svolta, probabilmente sarebbe l'attacco del decennio, degli ultimi 20 anni, sarebbe una cosa incredibile. Quindi Dybala potrebbe essere vicino all'Inter. Su Mkhitaryan è quasi fatta, Dybala sta lì. Ora iniziamo a parlare di bastoni. Faccio questa breve pausa per dirvi molto velocemente una cosa. Sentite che cosa ha detto l'agente di Bastoni. Rimane sicuramente all'Inter, in nerazzurro è felice. Sapete che Bastoni ha un contratto fino al 2024, quindi sicuramente rimarrà all'Inter. Il suo agente Giulio Tinti ha parlato dell'incontro con la dirigenza azzurra. La notizia soprattutto sul futuro di Alessandro Bastoni. L'incontro è andato bene, abbiamo parlato un sacco di cose, anche di Giovanni. Ranocchia può rimanere, certo che ci sono possibilità che rimanga un contratto fino al 30 giugno. Il futuro di Bastone rimane sicuro all'Inter, è felice di giocare per i nerazzurri. Io li rispetto, i contratti, poi si
mi chiamano, vedremo. Ecco quello che dice la gente. C'è la possibilità che rimanga anche Ranocchia, perché comunque c'è un contratto, quindi non è ancora detto che non rinnova e se ne va via. Magari rinnova, rimane. Su Bastoni siamo quasi certamente sicuri che rimanga. Questo è un ragazzo forte, penso che a me, come a tutti gli interisti, oppure a proprio a tutti i tifosi, piaccia Bastoni. È un grande ragazzo che ci aiuterà tanto sicuramente nel percorso dell'Inter. È anche un buon difensore, peraltro. Perfetto. A che punto sono invece Bellanova, Aslani, Bremer? L'Inter li vorrebbe, li ha già bloccati tutti e tre, però in caso del loro arrivo devono ovviamente vendere alcuni giocatori come Vidal, Sanchez, se devono andare ovviamente questi giocatori qui. Allora, Bellanova a me è un giocatore che piace, mi è piaciuto soprattutto quest'anno. Aslani anche, vabbè, Bremer ragazzi è un difensore carismatico molto molto forte che penso che piaccia a tutti. Com'è invece la questione per Lukaku? È una cosa un po' difficile. Il Chelsea ha aperto il prestito di Lukaku, ma che cosa chiede in cambio? A oggi l'affare Lukaku è possibile ma complicato. Per riportare il Benga a Milano serve un esborso economico non differente. L'ammortamento del costo dell'attaccante e bilancio per la stagione attuale è pari a 25 milioni. Il prestito non sarebbe dunque garantito per non generare una mini plusvalenza. Il Chelsea dovrebbe ricevere almeno 25 milioni, specie di riferimento oggi l'Inter potrebbe sostenere. Tra, diciamo, cioè, sanno che il Chelsea per far arrivare Lukaku all'Inter vuole vendere un giocatore, è più probabile a Dumfries. Cosa ne penso io? Allora, certo, Dumfries mi dispiacerebbe che se ne va via dall'Inter. Quest'anno ha dimostrato di essere un grande giocatore, un giocatore forte, con molta calma, che si riesce a raggiungere. Dumfries è un centrocampista, mentre Lukaku è un attaccante. Non so, però, sicuramente, vedo della verità, se devo scegliere tra vendere Skriniar, De Vrij, Bastoni, oppure Dumfries, mi vendo Dumfries, anche se in realtà non è la cosa più importante, perché Dumfries, sicuramente persone meglio di Dumfries ce ne sono, ma per trovarne ce ne vogliono i soldi. E non è che l'Inter può cacciare tutti i soldi possibili. Queste mi sembrano che siano tutte le novità del calciomercato aggiornate. In breve, dico che Mkhitaryan dovrebbe quasi aver firmato il contratto. Dybala sta vicino. Per Lukaku è difficile, ma non impossibile. Aslani, Bremer e Bellanova sono lì, sono stati bloccati. E questi sono tutti acquisti di questo calciomercato. Secondo me un buon calciomercato, dove se dovesse terminare così io gli darei un bel 9, forse il calciomercato migliore tra tutte le squadre. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e forse così mi raccomando un bel like e un commentino. Stasera alle 19:30 c'è il video per quanto riguarda la Roma. Ciao belli.